drone in Italia. Una nuova sessione, iniziamo a parlare. It's the next big thing probably, and the next speaker firmly believe that di un argomento molto interessante. Allora, biohacking. Abbiamo la cofondatrice di GenSpain, il primo Fab Lab per gli scienziati cittadini. Lei sa come rendere le cellule dense. Mi piace Fab Lab per gli scienziati cittadini, ma prima di parlare di GenSpain e chi siamo, perché abbiamo cominciato a lavorare in questo settore? Forse voi conoscete questo codice. Tutti potranno codificare, tutti, anche i bambini già a 5 anni. I'd like everybody a to be me familiar with this type of code. Questo tipo di codice. Now, of course, there are friendly ovviamente ci sono that delle interfacce che nascondono questo codice. Interfaces with ci this sono code delle interfacce but they're usually con only known to biologists. Che sono note solo ai biologi. Ogni colore rappresenta una diversa funzionalità di questo pezzo del DNA. But I'd like to però say that right now dire che oggi synthetic biology is becoming this sort of interface with this code. So instead of seeing something like this, you're going to see something genere, like that. È possibile vedere questo. And each one, this is actually a circuit. This is a protein generating machine. È una macchina che genera proteine. It has functionality and each piece una does a different action. Ogni pezzetto fa qualcosa di diverso. And through the efforts of people in the field of synthetic biology, we're now developing libraries of stiamo sviluppando delle librerie di pezzi standard del DNA con delle specifiche particolari e queste specifiche possono essere abbastanza di qualità, tanto che tutte le possono messe, tutti possono metterle insieme. Allora, abbiamo questo DIY bio, viene da baking, ma anche perché il costo di scrivere e leggere il DNA è diminuito. Adesso abbiamo tante apparecchiature su eBay, oppure abbiamo tante macchine fatte dalle persone. Per farlo, vediamo in un mondo in cui è possibile, per esempio, scrivere una sequenza DNA del computer e poi abbiamo la risposta attraverso l'email. A che cosa serve questo? Serve a coinvolgere tutti. Il nostro GenSpain, il nostro spazio, è stato creato nel 2009 e abbiamo iniziato nella cucina di una persona. Questo è un tipico spazio del biohacker. Queste sono le apparecchiature che io ero riuscita a prendere dal laboratorio in cui lavoravo. Io sono una biologa e cinque anni dopo siamo qui. Si tratta di come dirlo? It's a non-intimidating space. Uno spazio che non intimidisce, in cui tutti possono venire e possono lavorare senza pensare che è impossibile, troppo difficile da fare. Abbiamo tutte le apparecchiature che troviamo in un laboratorio di ingegneria genetica o di biologia molecolare, ma non è solo per studenti e per insegnanti, anche se è utile per loro, ma anche per i cittadini, cioè persone che sono curiosi, persone che potrebbero avere un'idea. È uno spazio innovativo per poter lavorare sulle evidenze nel settore biologico. Siccome abbiamo l'interfaccia della biologia sintetica, tutti almeno possono iniziare a lavorare su un'idea. Le cose che mi piace di questo spazio it doesn't have a lot of boundaries in terms of the demographic. Frontiere so demografiche. We get young people, abbiamo giovani, we get older people, abbiamo persone più anziane, we get people, abbiamo a lot of women, for tante example, donne which you don't necessarily see che noi non necessariamente vediamo in situazioni di hacking sort of di alta tecnologia. E che cosa se facciamo facciamo esperimenti come per esempio far diventare i batteri rosa, verdi, sono cose facili, possiamo creiamo praticamente delle fiere
nelle strade in cui i bambini possono dipingere i batteri, però cerchiamo anche a scoprire nuovi materiali. Un batterio che esprime un colore può essere utilizzato anche per creare un biosensore. And we have a project per esempio abbiamo that I un progetto like che a me piace moltissimo su cui stiamo lavorando cercando di creare nuovi materiali con le batterie che crea prodotti di cellulosa e vedete il modello di questa sedia. This is actually derived from a bacterial culture. It floats on the top. Any of you have ever made kombucha, batterica. It's the same material, and that stuff that floats on the top è un materiale is pure molto particolare che viene so dalla we're actually pura. Rewriting the code in this bacteria to make other materials, such as a cellulose chitin hybrid, or even pure chitin, which is what insect skins are made of. Materiale so, come quello della pelle degli insetti, che è un materiale ibrido. Is very exciting, è molto interessante tutto questo, non solo per noi come biologi, ma anche per gli artisti e per gli designer. We also try to engage abbiamo cercato as di coinvolgere tante persone nella in maniera sort of più interessante stuff. Possibile. So I've gone to the extent where I've dragged myself through interior Alaska to collect in Alaska per raccogliere campioni di piante, proprio per project. Fare il progetto so del barcoding, del codice a barre. Noi individuiamo delle cose e questa è la direzione che dobbiamo andare in futuro, non per capire com'è la pianta, ma com'è il loro DNA. Questi sono i campioni che ho portato nel laboratorio. Abbiamo creato un evento in cui abbiamo aperto le porte e abbiamo fatto analizzare le piante alle persone per capire com'è il loro DNA. E noi abbiamo contribuito per quanto riguarda lo studio sulla diversità biologica in Alaska, però abbiamo dato alle persone la possibilità a queste persone di capire come lavorare sul DNA. Noi possiamo facilmente estrarre il DNA da tutto e far capire appunto come farlo. Abbiamo lanciato altri progetti. Questo è uno di uno studente sul Guanacanal a Brooklyn, cioè che è uno dei siti più inquinati negli Stati Uniti. Abbiamo deciso di capire che cosa c'era in questo canale. Allora abbiamo preso delle canoe, abbiamo preso degli campioni, li abbiamo portati in laboratorio. E adesso questa è parte di un progetto in cui siamo andati a vedere qual è il microbioma del canale, cioè un'analisi complessa di tutti i microorganismi, e sperando di trovare qualcosa veramente interessante, qualcosa che vive in un ambiente altamente inquinato, poi in effetti migliorare quell'ambiente proprio per pulirlo, ripulirlo. Forse riusciremo a scoprire qualcosa, anche un nuovo antibiotico, qualunque cosa. In questo caso noi abbiamo lavorato con degli istituti di ricerca per fare la sequenza del DNA. Comunque abbiamo raccolto questi campioni grazie ai cittadini, grazie ai volontari. This is a project questo that one of our members is doing where in conjunction with a professor from Stanford, they designed Stanford. A game hanno, where paramecia are put on a special chamber. In cui praticamente viene messa questa sostanza in una camera che ha degli elettrodi in entrambe le direzioni e questi animali vanno verso so l'elettrodo negativo. Allora è una console per il gioco in cui uno cambia la polarità degli elettrodi e noi in qualche modo è possibile mettere le immagini di questi animali che si muovono e metterle sullo schermo. Gli artisti possono usare questo spazio. Questo è un artista che stava facendo un progetto molto interessante che si chiama l'elettroforesi sul gel, oppure un altro che ha raccolto dei campioni di persone della strada che non aveva mai visto e aveva sequenziato il loro DNA per rifarne dei ritratti molto particolare. Questo è lo GenSpace o altri spazi simili, che ormai ce ne sono tanti, ci sono circa 100 di questi spazi in tutto il mondo. Ovviamente in Europa avete bisogno di una licenza per fare ingegneria genetica, però i laboratori europei stanno cercando di lavorare con i governi
a more traditional educational background to be the point person to interface with the government and get them a license. I governi per avere queste licenze. But what I like in general is that it takes science away from an us-them sort of thing, where the scientists are up here and the public is here and they're trying to explain their work into a real immersive experience. I also think that it's going to become more common. Freeman Dyson imagined housewives genetic engineering their food and children genetic engineering their pets. This may not be so far-fetched. Per le donne, per gli animali da compagnia, like non è così lontana nel futuro. Vedete, questo è importante come esperienza, questa so è un'esperienza con DNA. Infatti, il valore di questi laboratori è appunto l'esplorazione, la ricerca e la conoscenza. Ecco perché noi abbiamo creato l'Open Lab Blueprint, questo è un sito web che vi dirà tutto quello che volete sapere per we creare questi laboratori. Running, speriamo di November, poter aprire il primo novembre. And I think it's very, very penso che è molto importante avere uno spazio in cui poter creare senza preoccuparci delle esigenze delle istituzioni. Possiamo creare un'azienda che può lavorare con noi, oppure un istituto di istruzione didattico per avere delle borse di studio. A true innovation space is somewhere where you can follow your passion and follow spazi your imagination. Di innovazione in cui possiamo seguire l'immaginazione, la creatività. Questo può essere fatto in biologia, ma anche in tanti altri campi. Ecco perché questi spazi sono così importanti. Cioè, noi non interessa se fate soldi, volete salvare il mondo, oppure se fate qualcosa di nuovo nel mondo. La cosa importante è che sia nuovo per voi, e questo è il modo in cui questi spazi possono prosperare. Cioè, cosa succederà nel futuro? Questo è così nuovo che non sappiamo, non abbiamo alcuna idea. Ci sono delle cose interessanti che sono state create grazie a questi spazi. Per esempio c'è il Movimento California che sta cercando, per esempio, di lavorare sul formato creare dei formaggi lavorando sulle muffe con la genetica, con l'ingegneria genetica. C'è un laboratorio di ingegneria genetica sulla base di stampante tridimensionali per vari really usi. Present to you that questa è la cosa interessante. Ancora non abbiamo visto and nulla in questo campo e spero che molto presto ci sarà un laboratorio a Roma. Sono stata contattata da alcune persone qui e voi sarete i prossimi ingegneri genetici che faranno delle cose fantastiche. Grazie. Finally, thank you so much. Grazie mille, Ellen. I want to ask you to make short a long story. What happened vorrei to your wallet chiederti, in Rome? Chiederti di, dicendoci in brevi parole cosa ti è successo al portafoglio qui a Roma. Ho lasciato il portafoglio sull'aereo. Ed eri disperata, sì, ero proprio disperata. E tu e il tuo staff mi avete aiutato così tanto. L'abbiamo trovato. Made in Rome, we found it again. Thanks so much. Forse enjoy the solo city, a Roma. Eternal city. Grazie. With your wallet.